a Tali e Quali con Parlami d'Amore, la voce dei Negramaro, Giuliano San Giorgi. Pubblico apprezza, il pubblico apprezza! Bravo Carmelo! No, Loretta si gira, mi guarda durante le esibizioni e fa. Mamma mia. Ve l'ho detto, sarebbe stata una puntata. Pensa che lui è imbarcato, fa parte della, di una. Come si può dire? Di un equipaggio di una nave da crociera? Sì, di una compagnia di nave da crociera. Cioè. Capito? Capito? Beh, c'è un altro precedente che era Belfiore, quello che ha scritto tutte le parole delle canzoni di Iglesias, che era comandante delle navi. Esatto, e quindi vedi che c'è qualche cosa che quasi invece di fare una crociera. Che ne dici di questo San Giorgi? Perfetto, bello. Grazie. Bello. Grazie. Forse Giuliano è un po' più morbido anche nel suo essere rocchettaro, rock, un pochettino più sinuoso, meno aggressivo, questo, mi sembra di ricordare nei suoi movimenti questo, però onestamente, vocalmente, cioè, diciamo che San Giorgio è un unico, imitare non è facilissimo, con questa specie di estensione e poi questo... Una voce unica. Voce unica, assolutamente, e poi questo specie di singhiozzo di, non so, tipo yodel, magari, però bravissimo, veramente. Maurizio. Bravissimo lavoro. Penso che Giuliano San Giorgi sia uno dei migliori che ci sia, perché riesce veramente, San Giorgi riesce a fare delle cose straordinarie, riesce, se non riesce poi canta, io quando vado da lui sulla nave, perché voglio, io adoro andare sulla nave e ci voglio andare con lui. Bravo. Non avrei mai immaginato, ma guarda che Maurizio, che Maurizio Costanzo sapesse imitare Malgioglio. Maurizio non sapevo. E tanto che capita di bravo, bravo. Ora torna indietro e torna in te. Che mi dici di questo Giuliano San Giorgi? Che è veramente straordinario. Scusate, ho trovato San Giorgi. Siamo in mano a Scusi, Maurizio, però è San Giorgi, forse. Cari fratelli e sorelle,
Salutiamo San Giorgi. Bravo. Bravo, bravo. Insomma, di questo San Giorgi che dici? Mi sembra veramente veramente pacante e pintanza. Sì. Ah, perfetto, ho capito. Perfetto. Penso che Giorgio Negramaro mi viene in mente uno dei tuoi grandi personaggi. Secondo me dovrebbe vincere lui. Con Negramaro è vincitore. 60 punti. Quanti gradi fai sulla nave te come Negramaro? Nodi. Allora, comunque... Però con la bussola anche gradi, no? Ah, sì, è vero. Comunque bravo, perché non è facile. Giuliano non è proprio... No, dicevo... Cioè, Giuliano... Vai! No, Giuliano non è proprio il personaggio più facile da... È inquietante, mi guarda così e poi si ha... Non so dove vuole andare, Maurizio. Hai qualche problema? No. Vuoi che ti accompagni? Mi cappa. Ah, ti cappa. Mi cappa Malcioglio. Ah, Malcioglio. No, resta lì, Malcioglio. Va bene, quindi... comunque... Spero di rivederti in Ciro molto presto. Ma molto bene. Bravo. E chiudiamo con Malcioglio. Maggi. Allora, io vorrei dirti tante cose. Ecco. Dinne una. Eccola, come dicono a Roma. Eccola. Naturalmente di San Giorgi non è assolutamente nulla, perché lui ha una voce tipicamente nervosa, ha uno strumento in gola. L'ho detto giusto, perché a volte mi sbaglio così, perché poi mi riprendete sempre. Comunque la presenza era giusta, i movimenti erano perfetti. Grazie. Hai una buona voce, comunque... Perfetto a San Giorgi, non ho sentito niente, ecco. Ah, questo è il parere di Maggi, accomodati pure, bravo! Bravo!